Non ci arrendiamo, tra qualche giorno il mio bar riaprirà. Sono le uniche parole che ha voluto dirci questa mattina Teresa Cannavacciuolo, la proprietaria del bar My Love in via Pasquale Vitiello a Scafati, completamente squarciato la notte scorsa dalla deflagrazione di un ordigno che è stato apposto proprio qui davanti al bar, a questo esercizio commerciale, all'una circa. Un botto pesantissimo che ha anche allertato tutti i residenti della zona che sono usciti per strada impauriti da questo grosso ordigno che è esploso. Sul posto sono giunti i carabinieri di Scafati e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per i primi rilievi del caso. Il locale è stato posto sotto sequestro, per ora ci sono indagini in corso. Negli ultimi mesi si sono ripetuti copiosamente episodi come quello di via Vitiello della scorsa notte. A Scafati sono saltate in aria le saracinesche di negozi di parrucchieri, bar, gelaterie, dando all'esterno della città la percezione della presenza di organizzazioni criminali dedicate in particolare a richieste estorsive. Fenomeno del racket che è sì attenzionato quotidianamente dalle forze dell'ordine, anche se determinanti per affrontarlo sarebbero le denunce che spesso purtroppo non arrivano. Tornando alla bomba che ha sventrato il My Love all'una della scorsa notte, c'è da aggiungere che il bar era stato aperto lo scorso 1° marzo, che la titolare aveva in precedenza un altro esercizio commerciale in centro e che per via dell'esplosione sono andati distrutti anche i vetri di alcune case delle vicinanze. Danni sono stati causati anche all'insegna di una pizzeria. La gente non si sente sicura, chiede maggiore attenzione e vigilanza. Non è la prima volta. Ci sono persone che evidentemente non fanno il loro dovere. Che cosa bisogna fare per aiutare i commercianti, come in questo caso questa barista? È il governo che deve pensarci. Togliere tutte queste persone che loro riconoscono, sanno chi sono. Scafati, vi sentite sicura? E io mi sento sicura perché non ho niente. Ma voi che cosa pensate? Perché ogni tanto a Scafati si sentono di parlare di queste bombe esplode. Niente che me pensare, non pensare niente perché non sei. Avete i vetri tutti rotti? Sì, sì. E adesso come si fa? Adesso sto andando dal vetraio per metterli. Cose che non dovrebbero succedere. Ma io non lo sapevo nemmeno che era stato qua vicino, l'ho saputo stamattina quando sono uscite fuori. Quindi non vi siete... Ma che cosa è successo stanotte? Ho sentito un forte boate, però non pensavo che era qua vicino proprio. E adesso che cosa chiedete? Perché si parla tanto di sicurezza, di... Qui purtroppo a Scafati ogni tanto si sente parlare di bombe o ordigni. Cosa chiedere? La tranquillità. Questo è quello che chiedete? Per noi e per i bambini specialmente. Vi siete svegliati anche voi e siete scesi? Ho da indolire. Molte volte un giorno vorrei vedere l'istituto. Si è affermato, ha detto, ma che mi sa buono. Lui vorrei vedere l'istituto, mi dire Dio paura, ma che era la cocca. Vi siete sentiti anche a lunga distanza? Che buon gruppo, grazie. Vorrei vedere l'istituto. Molte ha affermato, ma... La vigilanza qua, non si può andare avanti così. Tabella completamente rotta, vedo. La tabella, i vetri dell'altro appartamento, non ne parliamo proprio. Ci vuole un po'. Chiedete più sicurezza. Più sicurezza ci vuole qua, non si può vivere così, è dappertutto. Comunque io chiedo proprio più sicurezza, perché qua è zero, specialmente in questo paese è zero.